La Lega Nord tutelerà i comuni del Nord nella manovra economica che sarà approvata giovedì in Senato. Lo assicurano i senatori e i deputati del Carroccio che oggi al termine di una lunga riunione hanno presentato un emendamento al governo per allargare i cordoni del patto di stabilità alle realtà locali. Sì, abbiamo cercato di individuare quelli che sono gli effettivi parametri di virtuosità, perché i parametri solamente di carattere economico-finanziario non davano quella risposta che poi noi volevamo. Quindi abbiamo studiato in questi giorni quelli che potessero essere gli indicatori che dividono i comuni più virtuosi da quelli meno virtuosi. Alla fine abbiamo condiviso un testo importante che presenteremo come emendamento alla manovra, in cui ci sono degli indicatori che effettivamente danno maggiore evidenza e soprattutto andranno a modificare il patto di stabilità degli enti locali per gli enti che saranno all'interno delle prime due classi. La Lega Nord quindi cosa assicura ai cittadini? Noi abbiamo sempre cercato di arrivare a un patto di stabilità degli enti locali, che è quello che attualmente blocca i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e anche la possibilità di effettuare nuove opere, e quindi è un patto di stabilità sicuramente anomalo e non virtuoso. Ricordo come è stato Prodi a inserirlo per la prima volta, in un nuovo patto di stabilità che tenga conto invece di quelli che sono i criteri di virtuosità, che sono soprattutto delle amministrazioni del Nord che spendono bene le risorse per i servizi ai cittadini.